Sono sempre più frequenti i casi di aggressione negli ospedali contro medici, infermieri ed operatori sociosanitari, in particolare nel pronto soccorso. Se da un lato bisogna lottare contro l'inciviltà ed una problematica sicuramente culturale, le aziende sanitarie stanno facendo di tutto per garantire anche un aumento del personale, così da soddisfare in maniera celere l'enorme mole di utenti che giungono negli ospedali del territorio. A parlare della tematica di scottante attualità è il direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Primiano. Noi preoccupa, intanto stiamo facendo in modo che lo standard di personale possa essere sempre più arricchito, di modo che le prestazioni possano essere sempre più tempestive, non solo come fatte di temporaneità, ma la tempestività deve anche garantire al cittadino e deve percepire che gli siamo vicini e quindi questo dovrebbe tranquillizzare la persona. Ma ciò nonostante faremo in modo che attraverso ulteriori meccanismi di attenzione e di sorveglianza ognuno possa sentirsi non solo il cittadino che frequenta le nostre strutture, ma anche chi abbia male intenzioni, capire che è arrivato il momento in cui ognuno che commette un dolo sicuramente sarà perseguito, perché non può permettersi, rispetto soprattutto alla sanità, fare delle cose contro la salute di un cittadino.